Eccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la nostra città TV, 7 giorni di notizie dal Comune di Prato, la trasmissione di informazione e approfondimento a cura dell'ufficio stampa del Comune. Vediamo insieme di che cosa parleremo oggi. Il Comune riorganizza i servizi educativi per l'infanzia, a San Paolo l'apertura di un nuovo asilo nido. Il progetto Pop-up Lab per la riapertura in centro dei fondi sfitti si estende anche a Via Muzzi. Terminati i lavori a Castelnuovo per la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro e di una nuova cassa di espansione. Settembre, Prato è spettacolo. Al parco dell'ex ippodromo, la palla grossa, mercatini, intrattenimento e tanto altro ancora. Vediamo! Per il prossimo anno educativo, il Comune ha deciso una nuova organizzazione dei servizi alla prima infanzia da 0 a 3 anni, con un ampliamento dell'offerta. Il Ministero ha assegnato 6 nuove insegnanti all'Istituto Comprensivo Gandhi, necessarie per la statalizzazione di 3 sezioni di infanzia alla Scuola Comunale di Vergaio. E questo intervento permetterà all'amministrazione di aprire un nuovo nido comunale, 3 sezioni per 25 iscritti delle fasce d'età medi e grandi, negli spazi attualmente utilizzati per lo spazio gioco e centro per bambini e famiglie in zona San Paolo. I 6 posti che comunque lo Stato, prendendo in qualche modo li libera dall'impegno del Comune, vengono di nuovo impegnati nell'asilo nido, quindi noi non avremo una crisi occupazionale perché comunque potremo andare avanti anche con la stabilizzazione come avevamo previsto, perché comunque i posti docenti ci servono. Altre importanti novità saranno il raddoppio dei posti di spazio gioco al centro Righi, che passeranno da 20 a 40, e la riapertura dell'ex asilo nido Il Castellare, sotto forma di spazio gioco e centro bambini. Sono 38 le proposte commerciali raccolte dal bando di Pop-up Riapri la città, per la ricerca di aziende interessate ad occupare gratuitamente i fondi sfitti in centro storico dal 30 settembre al 14 gennaio 2018. L'ampia partecipazione e la varietà delle richieste hanno determinato la decisione dell'amministrazione di espandere il progetto da Via del Serraio a Via Muzzi, dove saranno mappati altri fondi idonei. Noi ci siamo visti costretti a trovare altri fondi nelle vie contigue. La cosa più immediata è dialogare con gli operatori di Via Muzzi, perché la Via Muzzi è in continuità con Via del Serraglio e Via Guizzelmi, e quindi per il momento almeno altri 5 fondi sulla Via Muzzi sembrerebbero disponibili per il progetto. Di vario genere le 38 domande di apertura. Si va dall'abbigliamento con i Factory Outlet, al benessere, ai bar, ai prodotti bio e chilometro zero e altro ancora, quasi tutti dall'area pratese. L'arredamento di ogni fondo sarà realizzato dagli studenti del laboratorio di design del PIN e rimarrà in dotazione all'immobile. Al termine del progetto le attività potranno decidere di rimanere sottoscrivendo un contratto di affitto. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Toscana e dal Comune di Prato con 35.000 euro. È di 355.000 euro l'investimento fatto dal Comune per la realizzazione di una nuova cassa di espansione e un nuovo impianto idrovoro per prevenire il rischio idraulico a Castelnuovo. È quel tipo di opera che ogni assessore vuole inaugurare, veramente, nella parte diciamo, più profonda del proprio cuore, perché sono quelle cose che le lasci a una città, come un'opera di difesa idraulica importantissima e che speriamo possa permettere definitivamente di far stare tranquilli i cittadini e gli abitanti della frazione di Castelnuovo. La cassa di espansione ha una capacità di 3.000 metri cubi a servizio esclusivo dell'acqua meteorica. In prossimità dell'impianto, in grado di pompare 500 litri di acqua al secondo, è stata realizzata anche un'area di deposito per le attrezzature di emergenza e per i sacchetti di sabbia. Oltre all'installazione delle pompe idrovore, è stato realizzato il canale di adduzione alla cassa dell'Antinoro. Abbiamo realizzato un primo bypass che consente, in caso di crisi del reticolo di bonifica, un bypass nella cassa di espansione dell'Antinoro a gravità, che è già un grosso polmone di funzionamento che consente diciamo, una possibilità di scarico allungata già di diverse ore rispetto allo stato preesistente. In caso che anche la cassa dell'Antinoro
salga di livello, si attiva il secondo bypass, che è quello che riempie l'impianto di sollevamento, che dà un ulteriore polmone di scarico a tutta la fognatura meteorica, mettendo, ci auguriamo, in sicurezza tutto l'abitato. A Castelnuovo gli interventi non hanno riguardato solamente il rischio idraulico. È stato allargato l'accesso diretto al giardino comunale da via Giramonte, che era difficilmente raggiungibile dalla strada principale. Un nuovo spazio si aggiunge alle location del Festival Settembre Prato e Spettacolo, il Parco della Liberazione e della Pace di Via Roma, ex ippodromo, dove verrà allestita l'arena dell'antico gioco della pallagrossa. Qui si disputeranno infatti le due semifinali il 9 e il 10 settembre e la finalissima il 16 settembre alle 18. Tutti i giorni, fino a domenica 17 settembre, si potrà trovare street food, birreria, market e stand gastronomici di vario tipo, oltre a giochi, attrazioni, live e DJ set. Al parco saranno presenti con le loro iniziative numerose associazioni attive in città e dall'11 al 14 settembre lo spazio ospiterà anche la Festa del Volontariato, organizzata dalle principali associazioni di volontariato cittadine. Come ogni anno, inoltre, tornerà Gymkhana Classic, l'iniziativa delle due ruote in favore della Fondazione ANT, oltre alla terza edizione della Flow Run, con partenza e arrivo nel cuore del parco. E con questo è tutto anche per oggi. Vi ringrazio della vostra attenzione, vi ricordo che la trasmissione è visibile anche sul portale Notizie di Prato e vi do quindi appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Arrivederci.